benvenuti amici della radio, come state? Allora, non so se poi Renzo lo vuole mettere anche sul nostro canale YouTube, non lo so, decidete voi. Guardate cosa ho appena trovato, e tra l'altro sono in ritardo per un appuntamento, mi ucciderà. Praticamente oggi c'è c'è la gara ciclistica. Scusate, mi sono inceppata pensando che sono in ritardo con l'appuntamento. Vi faccio vedere, qua ci sono un bel po' di radio, eh. C'è anche lì, c'è proprio quello rosa che vedete lì in fondo, è il furgone, quello di una testata giornalistica, della Gazzetta dello Sport. Cioè, guardate che roba, che bello, bellissimo. Va bene, prima che mi lincerò quei due energumeni lì davanti, casomai faccio un video dopo. Guardate che bello, che bello. Posso dire che non c'è il giro? Beh, qua sono all'interno, io non posso entrare là nel mezzo, che giustamente ci saranno i ciclisti. Però guardate che bello, wow. E che poi Magenta, dovete sapere chi ha vinto, era arrivato, non mi ricordo bene come funziona, comunque forse era arrivato primo uno di Magenta, boh, non lo so. Bello, bello. Non so se vedete in fondo, in fondo, in fondo. Poi qua ci sono anche dei ragazzi carinissimi, quindi con delle maschere particolari. Faccio in alto così non riprendo nessuno, se non mi linciano direttamente, giustamente. Tutto transennato. Ci sono praticamente carabinieri e polizia ovunque. Dove ci sono i ragazzi quelli in maschera, dietro ci sono le auto della polizia. I giornalisti ci sono, che si stanno preparando, sono là dietro. Per ora è tutto qua. I carabinieri, le macchine. Faccio un'altra panoramica da un altro punto di vista. La galleria, questa galleria del passaggio. Carina come cosa, non so se si sente la musica, penso di sì. Applausi ai presenti per questa rivoluzione storica della battaglia di Magenta del 4 giugno 1859. Guarda questo tavolo. I suoni dei pensatori penso siano presenti. Naturalmente questo era soltanto un assaggio, tutto quanto Paolo, perché poi loro saranno lì con te a vivere proprio il momento della partenza. Esatto, esatto. A proposito, ricordiamo la chiusura delle operazioni di presentazione sul palco prevista alle 12.10, quindi ci trasferiremo laggiù, in presso più o meno del corso, proprio per spostarci la sera, loro saranno comunque presenti, quindi potete... molto, però questa sono io. Ciao! Quello di prima c'era un ragazzo che era a mio scuola, parente di Roma. Io sono un ragazzo!
con il 116 Sebastian Felsenbach, non so che sia stata vestita una maglia rosa al giro per quanto riguarda quest'anno in seconda di Attila Falker, con il 115 Rossa Krenz, è il duro di Mazzoni da Bagnù, che ha tra le mani qualcosa di importante, se la Daniel Kutz di Rossa Sunrise, l'ultima corsa del numero 113, il last race for Mr. William Bonnet. Un grande applauso a Cesta per questa grande campione che saluta così la sua carriera sportiva per questa gara, invito William Bonnet, William Marinis Terzano, vincitore della partita del 2010, merci facciamo un applauso, facciamo da sentire questa applauso Magenta, thank you so much. L'ultima gara della sua vita qui alla Milano Torino, William Bonnet, tutta la gara thank you so much. A colorare l'arco della quale fino a qui e noi come sempre la gente dobbiamo accoglierli con un grande applauso, con entusiasmo, con tale carica, signori e signori, Movistar Team! Gli eventi da Massimiliano Sciandri, da Civita, ancora la forza, attenzione perché oggi quando mi trattiamo. La stessa potenza, prima c'è questo 67 c'è una ragazza che arriva nella posizione d'arco, come vedete se siete sul quarto, ma velocissimo, se non si può arrivare a sale, Davide Villella! Non c'è questo 66, c'è la missione, c'è un'altra 23, c'è un'altra, dove siamo? Ehi, Augusto Rubio! La regione d'Italia per la nostra nuova prova di Correro! E la prima potenza, il numero 164, il portoghese Nelson Oliveira! La divisa diversa, questa è la fortuna nazionale del Corso Rubio, ha partecipato alla Cina Sicilia, sindaco di Magenta si è spostata sulla parte destra, sarà lei da portiere all'edizione 21 della Coppa del Mito. Tra i partecipanti che già hanno ottenuto la vittoria in carriera in questa corsa, Antigoniano Debolizzi primo nel 2013, secondo nel 2018, Aldo Fuchs primo nel 2019. Stiamo aspettando che partano. 1876, sono 23 le formazioni alla via, come detto 7 di arredi per ciascuna delle squadre, abbiamo presentato una ad una tutte le 23 formazioni alla via. Io vi chiedo un grande applauso perché è l'uomo che sta facendo ingresso nella start line è il campione del mondo, Julian Kuru, alla sinistra. Possibilità anche dal punto di vista tecnico di fare benissimo nella
Aspettate che mi sposto. 160 atleti alla via. Dello spettacolo a margine di questa edizione della Corsa del Mito. Abbiamo ancora 190 km per quanto riguarda l'edizione 2021 della Milano Torino. I corridori saranno decisi nella direzione di tre case, passaggio della tangenziale di Novara, poi il passaggio verso Formigliano, quindi torniamo nella salita di Zimone, che di fatto rappresenta l'unica peraltro abbordabile salita della prima parte del percorso. Siamo a 3 minuti, 3 minutes to the start, 4 minutes au départ. Procederemo con il conto alla rovescia. Chiara Calati, sindaco di Magenta, prontissima nella sua versione autunnale da starter della Milano Torino. Splende anche il sole a Magenta, questo è sicuramente un buon auspicio per il proseguo. Siamo in questo momento a 30 secondi, 30 seconds, 30 secondi di pas. Allora chiederei poi l'aiuto agli amici di Magenta di partecipare attivamente con la vostra voce al conto alla rovescia, che faremo assolutamente assieme. Uniamo le voci, amici, tutti insieme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sì. Questo è il momento del traffico delle ammiraglie, saranno tantissime, quindi godetevi lo spettacolo, ma per la chiusura è già pronto Fabri D'Alessio in zona podio. Grazie mille Paolo, grazie mille per le emozioni vissute. Andiamo allora a ringraziare quelli che sono i compagni di viaggio di questa Milano-Torino presented by Eolo, e parliamo proprio lui del presenti sponsor Eolo. Ringraziamo poi gli sponsor Enel, Made in Italy, Sara Assicurazioni e Sega Preto. Nocturne partner is named Official Mobility Partner Toyota, Official Timekeeper Tissot, Official Green Carrier Trenitalia, Premium Partner Banca Ipis, e fine altri partner Castelli, GLS, La Perriere, Raspini, Novi, Shimano, Valsir, e infine grazie mille ai fornitori ufficiali Astoria e San Bernardo. Questi gli amici e i partner di questa Milano-Torino 2021. Adesso tutti con gli occhi puntati sulla gara, da seguirla da casa e non solo lungo il percorso. Se avete voglia ci ritroviamo
a Torino, la un'amica in più che mi sta, chi sarà, sta controllando una farfalla. Milano-Torino, presented by Euro 2021, il mito. Detto questo, vi saluto, ciao, io e la mia nuova amica, ciao ciao.